finalmente è uscita la nuova stagione di Fortnite e sinceramente qualche giorno prima appunto dell'uscita, che è stata stamattina, ero un po' preoccupato di questa nuova season, perché praticamente nessuno sapeva precisamente su cosa sarebbe stata appunto la nuova stagione. Quindi se le skin poi erano abbastanza bruttine, comprare il pass sarebbe stato una sorta di spreco, ovviamente di soldi. Però invece stamattina che è uscito e appunto l'ho anche comprato il pass, devo dire che è veramente carino e sinceramente preferisco questo rispetto a quello della stagione scorsa. Preferisco questa season anche per quanto riguarda i nuovi cambiamenti. Appunto la mappa è migliorata tantissimo, che è quella zona del deserto che secondo me è bellissima, anche se ancora non ci sono andato, però comunque ho visto su internet, su YouTube, e prima o poi ci andrò. E poi perché finalmente hanno introdotto dei veri mezzi di trasporto, ovvero i caddy, si chiamano così, cioè sarebbero quelle macchinette che usano le persone che giocano a golf per muoversi attraverso le piste, le buche. Quindi finalmente si può usare un mezzo di trasporto sensato, non quel carrello del cazzo. Ho già fatto diverse partite, ho già fatto anche diverse kill, che per me è strano, perché tipo ho giocato solo un giorno, ho fatto una cosa come 5 kill, quindi ho già fatto anche un po' di sfide, tra cui una bella col cecchino, cioè bella insomma, una a culo col cecchino, e posso dire che mi piace veramente molto, molto di più rispetto alla stagione scorsa. È curioso il motivo perché hanno fatto un secondo borgo bislacco, appunto, cioè quello solito, che è nella solita posizione, e poi ce n'è uno a nord della mappa, al posto di archi anarchici, che la scritta per differenziarlo è scritta in stampatello minuscolo. Cioè sinceramente non capisco il perché. È un bel posto borgo bislacco nuovo, perché comunque ci sono i campi da tennis che tennisti non professionisti ovviamente come me apprezzano, poi ci sono le piscine, comunque è un bel posticino, però il nome uguale, cioè che senso ha? Poi ho visto che Magazzino Ammuffito è diventato una sorta di giungla, c'è anche un po' d'acqua, hanno tolto le rocce salterine, peccato perché per andare in safe erano veramente molto comode, però comunque è una bella stagione. Anche la lobby, il sottofondo della lobby è molto bello, veramente fa molto ambiente. E poi ho visto una cosa che fa molto onore alla Epic Games, ovvero un cambiamento riguardo al pass battaglia gratuito, ovvero quello che hanno tutti. Se voi nella lobby andate nella sezione pass battaglia in alto, vedrete che ci sono due file. Una in basso con a sinistra la stellina che sarebbe il logo del pass battaglia di colore O, mentre una in alto con la stellina, sempre la stessa, il logo del pass battaglia di colore grigio. Quella di colore grigio è la fila del pass battaglia gratuito, quello che hanno tutti, anche chi non shoppa. Nelle scorse stagioni c'erano veramente pochissimi oggetti, mentre in questa qua sono aumentati. E se voi andate nelle sfide settimanali, vedete che sono divise anche quelle in due: una con a sinistra la stellina di colore grigio e una sotto con la stellina di colore oro. Chi non compra il pass battaglia potrà comunque fare le sfide, quelle con la stellina di colore grigio, mentre chi ha il pass le può fare tutte. Questo è buono perché comunque chi non vuole comprare il pass battaglia può comunque sbloccare facilmente gli oggetti che gli propone il pass battaglia gratuito. Mi piace molto anche il fatto che quando tu spari ad esempio con il pompa vedi dei puntini rossi intorno al mirino, che sarebbero i punti di impatto dei proiettili con l'avversario. È molto comodo perché te puoi vedere se comunque l'hai colpito tutto, cioè con tutti i colpi, o seppure è smirato un pochino. Magari quello lì ti fa capire meglio se il pompa è veramente buggato o no. Molto buono anche che hanno risolto il problema del doppio pompa. Adesso quando voi sparate con il pompa e quando passate a quello successivo ci sarà ad esempio quel cerchio del caricamento, che finché il cerchio non è finito voi non potete sparare col doppio pompa. Il che è comodo perché così la gente non si facilita più, mannaggia loro. Io mi sono preso ovviamente il pass battaglia che costava 950 V-Buck, non quello potenziato che costa o 2500 o 2800 V-Buck, perché secondo me è uno spreco, perché cioè io dico, tanto poi i livelli li devi sbloccare giocando, che senso ha comprarne altri in più? Io ho cominciato comunque da livello 6 perché già avevo comprato pass battaglia della scorsa stagione, e quindi l'Epic Games premia i giocatori che comprano pass battaglia per due volte di fila o anche di più, comunque sempre di fila, regalando i primi 6 livelli del pass battaglia, ovviamente gratuitamente. Mentre se voi avete già comprato il pass battaglia, quindi avrete questi 6 livelli in più, e poi prendete il pass potenziato, quindi vi dà 25 livelli in più più 6, andate direttamente al 31esimo livello. Ora vorrei parlare un po' comunque dei nuovi oggetti presenti nel pass. Direi a partire dalle prime due skin. A livello 1 si sbloccano due skin che per questa season sono cacciatrice, che sinceramente non mi piace molto, ma perché è proprio lo stile di gioco, di modo di essere della skin, che non mi piace. E poi abbiamo Alla Deriva, che è veramente bellissima. Secondo me non merita il primo posto, cioè non merita il primo livello
del pass battaglia. E poi anche strano perché comunque è una leggendaria, cioè l'Epic Games ti dà una skin leggendaria al primo livello del pass. Poi abbiamo a livello, mi sembra, 23, la versione femminile del motociclista, che secondo me non è particolarmente bellissima. Cioè è carina, ma secondo me ci stava più quella a livello 1 che alla deriva, però comunque ci sta. Abbiamo il piccone, lo strumento di raccolta fatto con i due palloncini. Che sì, è carino, ma cioè, sinceramente non mi fa impazzire, anche perché il concetto di piccone con i palloncini non mi sembra possibile. Cioè, voi fate conto, mettete quei palloncini e spaccate il legno. Cioè, è bellino come idea, ma secondo me non ci sta molto. Hanno anche fatto un piccone con quella sorta di avvisa bulloni, che quello lì sì, è carino, ci può stare. Poi abbiamo altre tre skin che sono Mazza a livello 47, se non sbaglio, che sarebbe la copia del personaggio di Rainbow Six Siege. Poi abbiamo Torre, che a tante persone non piace, cioè, praticamente a tutti non piace, ho visto su internet, ma a me piace, cioè che sarebbe quella donna con gli occhiali neri che sarebbe una sorta di segretaria. A me piace sinceramente. E poi abbiamo a livello 100 Ragnarok, non mi ricordo, che non mi piace, cioè non mi piace a me, tanti piace, dicono che è bellissima, a me mi fa sinceramente cagare. Preferisco di gran lunga Torre rispetto a quella lì, cioè proprio non mi piace. Sia alla deriva, sia Ragnarok, non mi ricordo il nome, si possono modificare, ovvero tipo si possono mettere le maschere, dei costumi, che ovviamente si sbloccano facendo le sfide, infatti qua, cioè boh, non mi ricordo come si sbloccano. Ho visto che ci sono delle altre belle cosine, a parte le skin, ovvero c'è tipo uno zainetto con che sarebbe tipo una ciambella per la piscina, che è bellino, forse, cioè non fa impazzire particolarmente, però è bellino. E poi c'è un deltaplano che praticamente davanti alla prua, ovvero la parte anteriore di una nave vichinga, quello è veramente tanta roba. Quindi adesso comincerò a fare video di Fortnite. Non vi ho detto nel primo episodio che ad ogni episodio, cioè allora, voi avete visto che io nella copertina metto, diciamo, il logo della vittoria reale quando vincete, e accanto ovviamente ci sarebbe il numero 1, ci sarebbe scritto hashtag 1. Io per un episodio che comunque andrà avanti metterò il numero dell'episodio, quindi questo qua sarà, se non sbaglio, hashtag 3 e poi avanti così. Perché questa qua dovrebbe essere la mia serie principale di Fortnite, quindi, cioè, ecco perché ci sono i numerini sempre in avanti. Comunque, questo era tutto quello che vi volevo dire di nuovo, tutto quello che pensavo della stagione 5. Mi piace veramente molto, mi piace più questa rispetto a quella stagione 4. Non so perché, ma a me le skin di livello 100 non mi piacciono molto. Quella di questa stagione qua non mi piace, non mi piaceva neanche particolarmente l'Omega, quindi vabbè. Comunque, ditemi voi cosa pensate di questa stagione 4. Io comunque mi sono spostato da PC a Xbox perché mi trovo meglio a giocare con il controller. So che tanti di voi mi ammazzerebbero per questa cosa, però mi trovo meglio così. Ditemi cosa pensate di questa nuova stagione, ditemi su quale piattaforma giocate voi qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.